Shana. Shana. Honey. Daddy. Ciao. Ciao a tutti, come state? Noi siamo a Villa Paganini con Chanel. Al parco, così per cominciare la giornata. Ma in questo video noi vogliamo parlare in realtà della nostra attrezzatura, sia video, sia abbigliamento e vestiti, l'attrezzatura che abbiamo usato durante il nostro giro del mondo. Però ve ne parleremo quando torniamo a casa, per comodità e tutto quanto. Così vi diciamo quali sono i top e quali i flop. Benvenuti in un nuovo video di Viaggi in Salita. Qui Beatrice e Lorenzo direttamente dal nostro salone a casa a Roma. Quindi, come dicevamo prima, adesso vi parleremo della nostra attrezzatura, quindi come è andata durante il nostro giro del mondo. Chi ci segue da tempo, chi ci segue soprattutto da prima che partissimo per il nostro viaggio, sa quanto tempo abbiamo impiegato per scegliere cosa portarci, sia in termini di abbigliamento e vestiti, e sia come attrezzatura per fare i video e le foto. È stata una lunga scelta e decisione. I nostri zaini durante tutto l'anno passato sono stati la nostra casa, quindi era indispensabile farli in un certo modo, quindi che tutto fosse sempre in ordine, preciso, organizzato, fondamentale non perdere nulla. E poi non dovevano pesare troppo, perché camminare tanto come abbiamo camminato noi con zaini pesantissimi sulle spalle sarebbe stato un massacro. Ricordiamo che pesavano più o meno 10 kg l'uno, più o meno. Sì, circa. Avevamo 3 zaini, però 2 grandi e 1 piccolo, ecco. Quindi, ricapitolando, adesso vi diciamo quali sono i bocciati e invece quali sono i promossi. Cominciamo con i vestiti. Ok, vado a prenderli. Vai a prenderli. Eccomi, Arrivata. Allora, noi avevamo tantissime cose appresso di tutti i tipi, però adesso non parleremo proprio di tutto tutto, abbiamo fatto una selezione delle cose più importanti, di quello che abbiamo utilizzato di più. Partiamo dai guanti. Li avevamo uguali, sì. Marca Saleva, eccoli, sì. E sono stati una svolta incredibile. Guarda, facciamo cambio, questi sono i miei. Oh. Sono stati una svolta incredibile questi guanti perché oltre a essere caldi e proteggere dal vento, mezze dita, che tra l'altro si possono coprire. Quindi quando fa freddo ci mettevamo questi guanti, poi magari dovevamo rispondere al cellulare, usare la macchina, tiri fuori le dita, perfetto. Quindi questi super super promossi, ci abbiamo anche sciato e non costano neanche tanto. Ottimo guanto. Promossi. Promossi. Passiamo invece alle felpe, sempre marca Saleva. Ecco, questa era la mia, Lorenzo ce l'ha uguale gialla. Tutto bene fin quando dopo più o meno 2 mesi a me non mi si rompe la lampo, si incaglia. Quindi io tipo per 3 o 4 mesi me la sono dovuta infilare tipo felpa senza zip. Comodo, no? Direi bocciata. Per me è bocciata e lo rispettiamo, però per me invece promossa, perché è un pile leggerissimo, super comprimibile, piccolissimo e tiene un sacco di caldo, per cui subito sopra la maglietta termica è una cosa incredibile. Tra l'altro ha questo cappuccio che può diventare, si può mettere anche sotto il casco qualora si facesse alta montagna eccetera. Quindi vabbè, per Bea bocciato, per me promosso. Passiamo ai piumini smanicati di Lorenzo ed è Patagonia. E io ce l'avevo da prima di partire. Comunque abbiamo deciso entrambi di partire con degli smanicati per avere... Io ho comprato lo smanicato Saleva invece, che è minuscolo, cioè diventa veramente una cosa, diciamo che è l'unico lato positivo, perché devo dire che non mi ha tenuto così caldo come immaginavo, soprattutto confrontandolo con il Patagonia, niente a che vedere, cioè io avevo freddo e lui stava bene. E la cosa bella è che in alcune situazioni di freddo, tipo che ne so, quando stavamo sulla Concagua al campo base, lei si poteva mettere il mio smanicato per sentirsi più al caldo, ma io non mi potevo mettere il suo perché non mi entrava. Beh, Saleva no, bocciato, bocciato. Su questo Patagonia promosso. Passiamo poi ai gusci che abbiamo utilizzato sia come ultimo strato quando faceva freddissimo e per proteggerci alla fine, ma anche direttamente sopra la maglietta quando magari faceva caldo però o tirava vento o pioveva. In un anno li avremmo messi 300 volte. Esteticamente fighi, stanno bene, però io ho avuto anche qua il problema con le lampo, quindi secondo me Saleva c'ha un po' di baghetti con le lampo, cioè le tasche non mi si chiudevano più a un certo punto, quindi non potevo più mettere le cose in tasca, per cui tutto sommato bocciato. Bocciato.
Sono severa. Severa ma giusta. Andiamo avanti e arriviamo a una cosa fondamentale. Vado a prenderle. Vai a prenderla. Una cosa importantissima per noi sono state le scarpe, perché in questo viaggio di un anno abbiamo camminato tantissimo e avevamo soltanto due scarpe a testa. Una che era una scarpa da trekking resistente per la pioggia, per il freddo, per la neve, per tutto, e le abbiamo praticamente finite. E però per alternare un po', a far respirare i piedi, le Teva mitiche, eccole qua. Praticamente sono dei sandali, però con una specie di carro armato sotto, quindi si può anche camminare forte, diciamo, non chissà che, però... Sì, dei piccoli trekking si possono fare. Le abbiamo usate sia come scarpe, seconde scarpe in montagna, ma anche come ciabatte. Al mare, per esempio. Bellissime, bellissime, quindi... Promosse. Promosse. Per quanto esteticamente, diciamo, discutibili. Discutibili soprattutto perché in alcune occasioni le abbiamo anche messe con i calzini. Con i calzini, delle cose terribili. Quindi in linea di massima, per quanto riguarda l'abbigliamento, siamo stati contenti perché siamo riusciti ad avere tutti dei capi di abbigliamento che si potessero sommare l'uno con l'altro. Quindi quando avevi caldo ti mettevi su uno strato, quando avevi freddo te ne mettevi più di uno, quindi tutto bene. Però alcune cose hanno lasciato un po' a desiderare. Tornando indietro magari faremo delle scelte diverse. Passiamo adesso al discorso attrezzatura video. Se doveste essere arrivati ora sul nostro canale YouTube e doveste non conoscerci, sappiate che abbiamo fatto il giro del mondo in un anno e ogni settimana abbiamo fatto dei video e delle foto per documentare la nostra esperienza, per cui stavamo sempre con la macchina fotografica in mano, con lo zaino appresso, ed era fondamentale che tutto funzionasse bene. A proposito di zaini, ci siamo dimenticati di farvi dello zaino, un attimino. Ciao. Ciao Chanel. Tutti i nostri vestiti prima di arrivare al discorso video erano contenuti in questo zaino, che è esattamente un Saleva 40 litri più 5. E questo si è comportato benissimo. Adesso è sporco e fa schifo perché l'abbiamo buttato dappertutto, però di base non si è mai bucato, è stato resistente, c'aveva anche taschine interessanti. Promosso. Questo è uno zaino Black Diamond da 22 litri, quindi più piccolino, e conteneva tutta la nostra attrezzatura video. Perché questo zaino è stato una svolta per noi? Innanzitutto, tasca esterna per il computer, per cui ogni volta che noi dovevamo tirare fuori il computer per lavorare magari, non so, alla stazione, bastava tirarlo fuori da qui senza aprire tutto quanto. Seconda cosa, è uno zaino impermeabile, anche se quando pioveva molto noi per sicurezza mettevamo anche la cover, però di base è uno zaino impermeabile. Poi non è uno zaino prettamente fotografico, per cui non dava troppo nell'occhio, e alla fine si è tutto un po' rovinato, si è un po' bucato di qua, di là, eccetera, però è la cosa che in assoluto abbiamo utilizzato e maltrattato di più. Black Diamond. Promosso. Come per i vestiti, anche per i video, non vi diciamo tutto quello che avevamo, tiriamo fuori soltanto le cose più croccanti. Innanzitutto la macchina fotografica nonché videocamera è su questa mano. Ok. È una Sony A6500 con obiettivo Sony 18-200. Tutto è andato bene. Il quinto giorno di viaggio abbiamo fatto cadere l'obiettivo e quindi si è un po' rovinato, però alla fine ha funzionato benissimo, non ci ha dato mai problemi. Potevamo chiedere di meglio? L'unico bug è che per i vlog non ha lo schermo che si ribalta, e quindi però alla fine ci siamo abituati. Promossa. Per tenere la camera siamo partiti con il Gorilla Pod della Joby, che è molto famoso, quel tripod che si può tutto snodare, e l'avevamo utilizzato anche in passato, per cui eravamo arrivati tranquilli e abbiamo detto vabbè, compriamo il modello top di gamma. E in realtà ci ha un po' deluso, perché le gambe spesso non erano più forti, cioè poco dopo hanno cominciato a cedere, e soprattutto la testa che avevamo comprato si è rotta non una, non due. Sì, due. Due. Due volte, la testa si è rotta due volte. Questa è quella di ferro, noi in viaggio avevamo quella di plastica, forse abbiamo sbagliato. Fatto sta che comunque il Joby Gorilla Pod bocciato. Passiamo adesso al drone DJI Mavic Air. Guardate quanto è piccolino, ce lo siamo sempre portati appresso. È bellissimo questo drone, eccolo qui. È stato fondamentale perché non ci ha mai abbandonato. L'unico difetto è che il telecomando, che si caricava con una micro USB, a forza di entrare, magari sbagliare il buco eccetera, insomma si è rotto e ne abbiamo dovuto comprare un altro in corso d'opera. Però se non fosse stato per il telecomando, il drone si è sempre comportato alla grande, non ci ha mai abbandonato, ci ha dato delle riprese fantastiche. E poi guardate quanto è piccolino, per cui lo puoi mettere veramente dappertutto. Siamo stati... Pesa pochissimo. Beh, DJI Mavic Air promosso. GoPro fondamentale per tre motivi.
Se volevi passare inosservato con la GoPro, nessuno ti diceva niente. Quando pioveva, la GoPro non si rompeva. In acqua, snorkeling, cose varie. Top. Beh, qua abbiamo tutti gli accessori. Comunque questa è la Hero 6 Black. Adesso siamo già arrivati alla 8, che probabilmente prenderemo. Super affidabile. Ogni tanto crasha, però insomma la spegni, la riaccendi e risolvi tutto, quindi... Anche perché l'abbiamo utilizzata tantissimo. Cioè normalmente non dovrebbe accadere nulla. Qualcuno ha anche tentato di rubarcela, ma... Sì. Siamo sopravvissuti e è fedele, non ti abbandona. Sai che c'hai questa certezza. Per cui GoPro... Promossa. Andiamo avanti con qualcosa di più piccolo e più tecnico, che però per noi è stato fondamentale. L'SSD, che sarebbe l'hard disk rapido, quello veloce, di Samsung T5, è microscopico, ok? Una tavoletta di cioccolata, che è l'SSD sul quale noi lavoriamo, per cui facciamo i progetti qui sopra, perché è come se fosse... è veloce come quello del computer, del MacBook nel nostro caso. Poi una volta che abbiamo fatto 2-3 progetti, li trasferiamo sugli hard disk, quelli ciotti più grossi, e questo lo svuotiamo di volta in volta. Non ci ha mai abbandonato, lo puoi mettere in tasca, c'è 1 terabyte di spazio, è bellissimo, costa parecchio. Promosso! Questo è un hub perché il nostro Mac ha solo un'uscita USB-C, invece noi sempre per il discorso di dover attaccare tutte cose, tra cui le schede più uscite, per cui attaccavamo questo, la microSD, la SD, una porta USB 3.0, HDMI, un'altra USB-C, insomma varie cose. È d'alluminio, Nucleon si chiama. Comunque sappiate che tutti i prodotti di cui stiamo parlando stanno qui sotto in descrizione. Ci sono i link ad Amazon, per cui se li volete vedere. E infine parliamo del multipresa, questo aggeggio qua, che noi attaccavamo e poi ci attaccavamo tutte le cosine che dovevamo caricare, cellulare, iPad, computer, tutto quanto. Fondamentale, quello che accadeva nelle nostre stanze di ostello era che noi piazzavamo questo, piazzavamo tutte le nostre cose a caricare e quindi praticamente diventava una specie di... Non si poteva camminare per terra perché tutto il pavimento era occupato tutto, da... Lo zaino era svuotato e tutta l'attrezzatura era qui a caricare... Rami. E questo che c'ha sia USB-C e vari USB è stato fondamentale. Andavamo a dormire senza che ti svegli, stacchi quello e riattacchi. Questa è stata una svolta. E tra l'altro spesso le spine non funzionano molto bene, le prese sono lente, per cui se tu attacchi direttamente una cosa pesante rischia di cadere, mentre se c'è il cavo è tutto molto più semplice. Per cui questo multipresa... Promosso! Stiamo pensando ai vari upgrade, sia per quanto riguarda i vestiti, sia per quanto riguarda l'attrezzatura video. Nel frattempo vi ringraziamo per aver visto anche questo video di viaggio in salita. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciateci un like. Se avete dubbi su... attrezzatura, qualcosa che vorreste acquistare, oppure avete bisogno di consigli eccetera, potete commentare, vi risponderemo sicuramente. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, che serve a farvi arrivare le notifiche nel momento in cui pubblichiamo i nostri video. E vi ringraziamo ancora. E niente, quello che vi dovevamo dire ve l'abbiamo detto. Grazie, ciao. Ciao Chanel, saluta. Ciao Chanel. Ciao.